Cosa pensi di Stefano? Lo stimo tantissimo. Mi sarebbe molto piaciuto averlo come professore. Quanti viaggi hai fatto? 27. 11. A che età è il primo viaggio? 13. 12 anni. Cosa pensi dei viaggi di Stefano e Vito? Tutti dovrebbero avere la possibilità di farlo. A volte è necessario. E chi preferisci tra loro? Sono simpatici entrambi. Dici una loro qualità. La generosità, la gentilezza e l'educazione. Se vieni in viaggio, come ti disponi in albergo per la notte? Due cuori, una capanna. Una capanna e due letti. Convinci Vito con un rutto. Non lo so fare. Cosa diresti se guidasse Enrica? Vai piano con la macchina, stai attenta a quello che fai. Tre aggettivi per Stefano. Simpatico. Vorace. Maniaco. Ingordo. Perverso. Porcello. Maestro, come dovrebbe essere un viaggio? Non lungo che tocchi, non grosso che duri, ma duro che duri. No. Cosa pensi della Ryanair? Ogni persona deve prendere una volta. Cosa diresti a Vito per farti portare in viaggio? Sei libero stasera. Dove vorresti andare in viaggio? Per Brasile. Brasile sicuramente. Cosa sai di Vito Nanna? Partito di te, innamorato di te, tifoso milanista. Cosa pensi della Ryanair? La prima volta che ho conosciuto la morte da vicino. Cosa serve per venire in viaggio con noi? Avere un bel biglietto da visita davanti e dietro e poi il cervello. Secondo te Stefano e Vito vorrebbero te o l'altra? Ma penso che loro non trovino grande differenza. Cosa indosseresti in viaggio di notte per sentirti al sicuro? Una camicia da notte lunga fino ai piedi. Dici perché dovremmo portarti in viaggio con noi. Per dare amore. Cosa Vito Anetti non deve fare sui mezzi di trasporto? Addormentarsi. Roncare. Cosa pensi di Candido? In gamba, peccato che non gli funzioni più. Mostra troppo spesso il suo organo riproduttivo, vantandosi. Cosa fare quando si è in macchina con Enrica? Bisogna mettersi sia il casco che le cinture. Cosa diresti a Vito ad una mostra di Klimt? Non rubare? Immagina di essere sola con Sergio e la sua macchina fotografica. Come mai questa reazione? Te credo un porco. Vito Nanna ama visitare le chiese. Tu cosa sai di religione? No, so solo sai nel Father, Son e Holy Spirit, basta. Cosa hanno Vito e Stefano che ti piace? Un po' di attraentità. Cosa pensi di Stefano, Vito e tutti gli amici di viaggio? Tutti cafoni, non sate parlare. Nello specifico, che voto daresti a Vito Netti? 1. Alberto? Sì. Meno 2. Sergio? 3, 4. Sabino? Non c'è proprio sulla lista. Che effetto ti fa pensare di venire in viaggio? Ah. Che effetto ti fa pensare di viaggiare con Sabino?